Importanti passi in avanti nell'ambito dei lavori a cura di Gori per il collettamento dei reflui di Torre del Greco al depuratore di Foce Sarno. Sono stati ultimati infatti alcuni importanti interventi in via Campanariello e via Pagliarone, con il completamento della tratta in microtunneling del collettore fognario che trasporterà i reflui provenienti dai depuratori di San Giuseppe alle Paludi e Villa Inglese verso il depuratore comprensoriale di Foce Sarno. Nei giorni scorsi alla presenza del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e dei vertici di Gori ed ente idrico campano si è svolto un sopralluogo per fare il punto sull'importante infrastruttura realizzata con tecniche no dig innovative, sicure e rispettose del territorio. Poi la visita al cantiere di via Fusco nel comune di Torre Annunziata, dove per la fine di settembre è previsto il completamento dell'ultimo tratto che consentirà il collegamento all'esistente collettore comprensoriale. L'intervento che oggi stiamo guardando è il completamento del microtunneling che dal pozzo P2, quindi da Cava Francese, è giunto a Pagliarone. Un'opera di circa 300 metri di lunghezza, scavata con la tecnica del microtunneling, che ci ha visto veramente battere sul tempo l'esecuzione di quest'opera molto complessa e che ha attraversato materiali di notevole durezza. Quindi un altro tassello per il completamento del collettore di Torre del Greco. Dopo il recupero della macchina che è appunto presente nel pozzo, si procederà al completamento della stazione di sollevamento che prevederà preliminarmente uno scavo di ulteriore 4 metri per arrivare a meno 18 circa e il completamento di tutte le opere civili e l'installazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche per poter sollevare i liquami verso via Caravella, dove le opere sono già completate. Rimane l'obiettivo prioritario di completare entro fine anno l'eliminazione degli scarichi di Villa Inglese e naturalmente potenziare tutti i trattamenti preliminari di San Giuseppe alle Paludi, sempre nell'ottica di migliorare la balneabilità della costa di Torre del Greco e Torre Annunziata. Oggi è un momento importante perché finisce un tratto di microtunneling che è stato complicato, difficile, anche una sfida tecnologica all'avanguardia che ha comportato difficoltà ma ha esaltato la stazione appaltante, le maestranze, superando difficoltà non comuni. Quindi complimenti alle ditte esecutrici e complimenti a Gori. È un passo importante per arrivare al completamento del reticolo fognario di collettamento dei reflui del Greco verso l'impianto di depurazione di Foce Sarno. È un momento importante perché facciamo un passo avanti decisivo per arrivare a quello che è il nostro obiettivo, 2025, la balneabilità completa dell'intera linea di costa da Napoli fino a Sorrento. È un obiettivo possibile, stiamo lavorando su centinaia di cantieri in questo momento, solo in questo lavoro ci sono 5-6 cantieri aperti ed è un lavoro esaltante che ci fa riflettere sempre più e sempre meglio su quella che è l'opportunità di mettere in campo una manutenzione importante del nostro territorio per fare quello che non è stato fatto nei decenni passati e recuperare quel rapporto positivo con l'ambiente che ci permetterà anche di migliorare la qualità della vita dei cittadini oggi, ma soprattutto di quelli di domani. Abbiamo promesso, abbiamo detto che questa è la nostra priorità. La priorità è restituire il mare ai cittadini, il mare napoletano, il mare ai vesuviani. E questo di oggi è un altro passo avanti importante. Questo è un lavoro molto molto complicato, ha avuto un anno e mezzo di rallentamento dovuto a problemi tecnici molto importanti, perché si prevedeva di si realizzare uno scavo in una situazione, in un contesto particolarmente difficile. Oggi finalmente questo intervento è finito e quindi diciamo, ci può far dire che entro la fine di quest'anno finalmente completeremo il tratto di Villa Inglese, quindi prendendo un collettore che scarica a mare in questo momento liquami di 40.000 abitanti, per cui entro fine anno completeremo questo intervento e quindi si va passo dopo passo verso l'obiettivo del 2025 in cui noi contiamo di restituire il mare e il Sarno totalmente alla balneazione dei cittadini di questo territorio.